Oh, stiamo con Tony Sandagata. Allora, io come fan, come amico, come... perché aver sentito il primo tuo disco nel giradischi portatile è stata una grande emozione. E incontrarti è ancora più grande emozione. Ma sei rimasto giovane? Io sono esattamente così e rimarrò sempre così, perché è la mia natura, è la natura dell'artista. Un artista è sempre giovane. Ma cosa è cambiato? I giovani ritornano al passato e amano ascoltarti di nuovo. E significa che la musica è intramontabile. Io ti devo dire una cosa, che i giovani telefonano anche, come senti già questo telefonino che sta arrivando. Andiamo lì, la domanda era quella. Da i giovani, alla fine ritorna al passato. Allora, guardi, allora... lei è di una, cioè parliamo che i giovani attualmente stanno riconquistando e riappresentando tutta quella musica e probabilmente a questo punto hanno capito che era buona musica. Ma quella è una musica intramontabile. Adesso noi stiamo ascoltando qui una mia canzone che nel mondo in questi anni sta veramente dando dei risultati eccezionali. E questa è la grandissima orchestra di André Rieu, è l'orchestra sinfonica più famosa al mondo. Bene, insieme a Verdi, insieme a Puccini, a Beethoven, ha messo Tony Sant'Agata in repertorio. Per cui oggi non abbiamo più questa, come devo dire, scalata verso i motivi che vanno di moda. Noi abbiamo adesso la possibilità di proporre delle canzoni che saranno ormai eterne. È stata una bella iniziativa anche quella di un ente americano che ha mandato un satellite in giro nell'universo. Bene, aver avuto la possibilità di essere insieme a Sinatra, insieme a Elvis Presley, con alcune mie canzoni, devo dire, sono veramente strafelice. Poi abbiamo scoperto che Tony Sant'Agata è molto social, quindi i social aiutano ancora, aiutano a questo punto anche la musica. L'aiutano, qualche volta forse la confondono un pochettino, però la verità è che se gli amici che sono, diciamo, vicini a Tony Sant'Agata ogni tanto vanno anche a scoprire tantissime di quelle novità che sono celate dietro i motivi che vengono poi esposti su YouTube, probabilmente è ancora più forte questo nostro, diciamo, colloquio, questa nostra intesa. I social mi hanno messo in contatto in questi anni con giovanissimi che probabilmente conoscevano i brani ma magari non conoscevano fisicamente Tony Sant'Agata. Ultima domanda. Padre Pio, una bellissima canzone, un bel testo e una grande emozione ascoltarlo. Padre Pio fa parte di un mio grandissimo progetto. Io ho incominciato a parlare e a scrivere di Padre Pio quando ero ragazzo. Poi successivamente è uscita la mia prima opera che si è intitolata Padre Pio, La vita di Padre Pio, era il 1968. Adesso in questi anni questa grandissima canzone che fa parte però di un musical, il musical si chiama Padre Pio, Santo della Speranza, ed è stato da me rappresentato insieme all'orchestra di Santa Cecilia e altri 300 musicisti in scena, in aula Paolo VI la sera della canonizzazione di Padre Pio. La canzone finale, Aiutami Padre Pio, ancora ieri sera, proprio a San Giovanni Rotondo, mi ha dato una grandissima emozione. E devo dire, un pubblico straordinario mi ha accolto con un'ovazione, con una standing ovation che francamente e sinceramente certe volte non ti aspetti.